Mi posso sedere, ca? Grazie. Ah, allora, arrivò un nipotino mio. Ai alla puttana che si smagrolio tutto, gli dissi: ai alla, vieni qua e ti faccio pipì e patate, soppressata, che poi il paese parla male, eh? E che dicono: perché a nonna sua non gli fa da mangiare, chi sto chidaccio? Allora gli dissi: nipotino mio, per favore, non mi fare fare brutte figure. Vieni subito a casa, subito! E allora io ho fatto pipì e patate, e si ingrassavano un poco, uno o due mesi ancora, e poi va bene. Altra cosa che vi volevo... Ai, la puttana, che sto fatto? Allora, voi dovete sapere che il sito mio è il sito più bello di tutto il paese. Il paese mio è Palermite, un paese in mezzo alle montagne, con capre... Però molto bello, devo dire, d'estate mettiamo le luminarie, una bella cosa, le bancarelle, tutte cose. Arriva questa da Roma, tutta bionda, con capello biondo. Ma vi faccio vedere com'era Chida, zoccola, io la odio a questa. Allora, con capello biondo arrivavo, tutta bella, sogno di Roma. E che me ne fotta mia, questo paese mio? Ma vattin dalla casa, vattin da no? Ah. E tutti i ragazzi, ah, che bella chista, che bella che giacia. Che ne sei pigliato? Una birra, cozzito mio, cozzito mio! Allora io mi sono incazzata come una merda, sono andata là, ho preso la macchina, volevo zicchiare sotto la macchina, e io ti zicco sotto la macchina, ma hai fatto niente a me, eh? Che non mi guardavo, si guardava dietro, faceva, io, sei tu, che minchia me ne fatte, eh? Allora mi sono preso il tacco e gliel'ho dato in testa. Mi chiamo Anna Gumpel, sono italo-tedesca, ho 16 anni e sto al Virgilio, al liceo classico Virgilio. E sono un'aspirante attrice, ho già avuto occasione di poter lavorare in una serie TV che si chiama Lola e Virginia, lì ho fatto la protagonista e ho lavorato in Prova c'è ancora prof con la Pivetti che andava su Rai 1 in un ruolo secondario, facevo parte della classe e nel cinema ho avuto la fortuna di poter lavorare in un documentario Le radici leali. Ho fatto teatro alla Deutsche Schule Rom, perché sono mezza tedesca, quindi stavo lì in questa scuola e poi purtroppo sono un po' bloccata dalla mia età.